conosco. Mica fa freddo, Margherita. Non ce la perdiamo. Dai, dopo quando parti. Partono i rappresentanti della categoria gentleman. Vai Michele, ecco Michele. E attenzione, già qualche. Partono i rappresentanti della categoria gentleman. Vai Michele, ecco Michele. E attenzione, già qualche problema, qualche scontro tra corridori nel prendere in avvio con Bemessi. Attento Sané. Super gentleman A, super gentleman B. Dai. Già il tratto di scalini in avvio. Vita da studentessa, ovvero la laurea all'Università di Viterbo in scienze infermieristiche. Tullia, momentaneamente leader delle donne, oggi Casati potrebbe scavalcarla nella classifica. Mario Quattrini. Filippo. Mario Quattrini dalla Pontino Sermoneta per la categoria gentleman. Gino Fenici, mountain bike Santa Maria Nera, Cicli Montanini per la categoria junior. Alessandro Costagliola, categoria primavera. Vladimiro Taranno per la categoria senior, Paolo Appoggia per la categoria veterani. Questi sono i leader del Romas e Frost dopo 7 prove. E oggi ci potrebbero essere anche degli avvicinamenti al vertice di alcune categorie. Ho citato prima quella della categoria femminile, ma comunque sia tra il primo e il secondo classificato non ci sono neanche un... Tra il primo e il secondo della classifica c'è una distanza media di 7-8 punti, tutto sommato sa significare che i giochi sono ancora aperti al giro di boa del nuovo Mastercross Trofeo Romano Scotti 2012-2013. L'invito da parte della Icano Service con Enzo Martino, ringraziamo anche la protezione civile del comune di Vasanello in tenuta fosforescente giallo fluo per garantire al meglio la sicurezza e il presidio lungo la passeggiata, ma anche alcuni punti strategici del percorso. Alea Monica. Cronometro alla mano, 4 minuti e 10 secondi. Ma a proposito, l'ha presa la foto Emiliano? Ma mica l'ha pagata pure la tua, oh! Sono finiti! Mario Cartuccia, Kevin George! Kevin George in compagnia di Vincenzo Mocestra! Grazie.
Giovanni. Alle vice. Ale. Ma come, ce l'avevi in mano? Ma quell'altro ho perso. Ah, due. Qual hai perso? Qual hai perso? L'S3. E avevo capito, dice, mo devo prendere S3 e poi te do questo. No, io ho perso. Avevo capito, invece no. Sono nel lavoro e questo qua. Ah, invece dai, l'avevi no. Perso. Se posso. No. Dai, Vale! Monica.
Calandri, è versa la telecamera? Ivano! Sto fra percorso, io non c'entro niente! Già sei fra percorso tu! Attenzione al duo, all'instancabile duo.
Che suona la porta. Oppure passa dietro. Se tu passi là ti riprende pure a te. Ti può sta passare Massimo. Mario Matteucci e Vanessa. Ma Michael Cacci non molla perché si corre sulle strade di casa. Sai cronicamente come, eccolo l'atleta che ha collezionato podi importanti, podi significativi al meeting nazionale dei giovanissimi nelle ultime edizioni. Comunque fa vedere tutto il suo talento Michael Cacci anche nel circuito. Baldini, due giri alla conclusione, Massimo Baldini, 33 minuti e 20 secondi. Ci ho preso sulle piedi. Oggi il nemico numero uno è il vento, il freddo che ovviamente non ha permesso a tanti, a molti di questi atleti di trovare il giusto affiatamento. Ancora in evidenza Garofalo Quattrini, 20 secondi, attenzione, attenzione, 22 secondi per l'esattezza. Il vantaggio che non accenna a dilatarsi, ma comunque sia loro ci sono e come stanno facendo vedere di che pasta sono fatti. Quattrini, Garofalo, 22 secondi, 32 secondi per Lorenzo Borgi che sembra mantenere il quarto gradino provvisorio di fascia, ma comunque sia ci sta mettendo il suo Lorenzo Borgi. Sto scureggiando. 97-98 nell'inverno Turnova. Una grande mano, soprattutto hanno messo tutta la loro esperienza nel tracciare il percorso, seppur con un nemico numero uno, il vento freddo di Burian che ha creato qualche ansia sotto l'arrivo, ancora tratto in scalini. Il tratto più interessante di questo percorso che si snoda nel Busport Torpado, l'atleta che ha vinto il Cross Campo Lazio 2011. Federico Cimadon, Luciano Stangarelli, state in compagnia di Tiziano Santini, sorianese doc e compagni di squadra Santini Casati che viaggiavano già assieme in una, nelle due precedenti tornate. Lorenzo Andolfi, sempre più pimpante, forte anche del titolo regionale di ciclocross. Ultimo giro per Massimo Baldini, ultimo giro per Massimo Baldini, gli ultimi 2500 metri, gli ultimi 5 minuti e mezzo contro di Quattrini e Garofalo, eccoli. Eccoli, e sì, ormai c'è un ritardo che sì, che supera i 30 secondi, ma sono ugualmente bravi, Quattrini e Garofalo. Bravo! Ma Garofalo indomito,
neanche di 5-10 metri quattrini. Ha detto? Comunicazione da corsa Paolo e Lucia del Baby Master Cross sono a disposizione. Ultimo giro per Rubens Quintarelli, applausi per Rubens Quintarelli. Paolo e Lucia per Ivano Libriani, Ivano Libriani per Paolo e Lucia del Baby Master Cross, che ci sarà subito dopo la gara dei grandi. Ultime pedalate, ci siamo, ultima svolta a sinistra, ultimo rettilineo e poi successo per Massimo Baldini, team official via d'applausi, stop stop, bravissimo Massimo Baldini. E ovviamente questo anche un applauso anche di solidarietà anche verso la popolazione di Orvieto colpita dall'alluvione dell'11 novembre scorso. Attenzione, c'è in ballo il secondo terzo posto di fascia, è un indomito Mario Quattrini, ce la fa per conquistare il secondo posto, stop stop per Mario Quattrini, stop stop per Vittorio Emili, ma soprattutto ecco Diego Cedroni, stop stop. I complimenti anche per Domenico Garofalo, che gara per Domenico Garofalo! Stop stop! Ma che gara anche per Lorenzo Borgi! Stop stop per Lorenzo Borgi! Attenzione davanti, attenzione per favore. Ecco, attenzione, ultime pedalate per Dario Latini, sempre più leader della categoria debuttanti, stop stop. Non concede tregua il vento di Burian, l'applauso dietro Lorenzo Dolfi per la categoria sottenti, Michael Menicacci, applausi. No, cazzo. Cazzo, muti, guardi.
Comunicazione di servizio Ivano Lippiani, Paolo Lucia del Master Cross attendono sotto l'arrivo per delle comunicazioni urgenti di servizio. Hai visto come dici? Si comincia a passare. Comincia a passare. Meglio. Attenzione davanti, non girate così. Giovane, levati, giovane. Ah no, ecco, lo sta col papà. No, facciamo tutti il blizzio da passare. Ho dato la partenza. Ti ho detto, via la terra. La scusa. Stavo male veramente. Sono detto, pronti lì. Ancora stai lì. Ma tu stai a farti già saltare. Dove ragazzi? Sono di fattura longobarda di San VIII secolo. Due vecchi, eh? Avanti che Cristo, le pestarole disseminate nei dintorni di Palazzolo, dove si trovano appunto le pestarole costruite da due vasche, poste su due livelli diversi. Ponte di Valle Gaudenzio, questo è il ponte etrusco del secondo secolo che scavalca il fosso di Valle Canale.